Allora, relativamente all'incidente nautico che c'è stato ieri pomeriggio nel canale delle Trezze, perché il nuovissimo è la parte interna, quando esce c'è il canale delle Trezze e prima ancora si chiama, almeno dai pescatori lo chiamano canale quello poco pesce, lo chiamano così. In aggiunta a quello che abbiamo pubblicato ieri, praticamente le due persone, questa coppia di persone, lui ha 48 anni di Pianiga e la signora invece è un po' più vecchia ed è dovrebbe essere di Padova. E praticamente la donna è stata ricoverata, è stata portata con l'elicottero all'ospedale di Padova, mentre l'uomo è stato portato sull'ospedale di Mestre in pratica. E sappiamo, però, le notizie sono da ieri che hanno avuto delle ferite diciamo, alle gambe, ai glutei e diciamo, sembra, speriamo che non siano diciamo, in pericolo di vita, comunque non sono gravissime, ma insomma non è neanche una situazione semplicissima. Ecco, detto questo, ci permettiamo così, adesso non, la dinamica dell'incidente non si sa, qualcuno ci ha detto che sono andati addosso a una bricola, potrebbe anche essere che abbiamo preso un'onda e proprio ieri, mentre siamo andati appunto a riprendere, vedete l'immagine appunto dell'incidente, lì che siamo andati subito a vedere cosa era successo praticamente. E abbiamo notato che praticamente tutti, e soprattutto natanti di grandi dimensioni, anche barche molto grandi, venivano a una velocità folle sul canale appunto delle Trezze, anzi canale poco pesce, prima di arrivare al Novissimo, e tra l'altro molti, invece di tenere la dritta, stavano vicino alle bricole. Stavano vicino alle bricole per paura di andare in secca, ma quando c'è navigazione si deve dare diciamo, la precedenza a destra chi viene, quindi è come con le macchine praticamente. Ecco, detto questo, non lo diciamo per nessun tipo di polemica, però evidentemente questo signore che guidava la barca, supponiamo che sia stato lui a guidare la barca, non lo sappiamo, e comunque qui guidava la barca non aveva lo stacco di sicurezza, cioè tutti i motori fuori bordo, tutti hanno un dispositivo, anche i motori più piccoli, si chiama stacco di sicurezza, basta attaccarselo al corpo e diciamo, alla leva del cambio, dell'accensione. Cosa succede? Che se uno vola fuori dalla barca, automaticamente il motore si spegne. Purtroppo questa pratica non la fa quasi nessuno. Vediamo tantissimi ragazzi che corrono, sfrecciano a velocità folli anche per i canali. Nessuno si mette questo, o pochissimi, insomma, non dico nessuno. Ecco, quindi questa è la situazione che sappiamo, diciamo, al giorno successivo e eventuali ulteriori, diciamo, informazioni, ve le comunicheremo se le avremo, più avanti.